Siamo con Giovanni Caputo, l'inventore del metodo Ippolito Caputo. Ci può dire com'è nato il suo metodo? Sì, è una terapia che si sviluppa in acqua ed è nata proprio per i bambini che hanno un disturbo della relazione, della comunicazione e diagnosi di autismo. Nasce insieme al dottor Ippolito più di 25 anni fa. Quindi in quel momento eravamo istruttori di nuoto, quindi lavoravamo in acqua con i bambini e abbiamo visto che in acqua cambiavano delle cose con i bambini. Che cose in realtà? Che guardavano di più, che interagivano di più con l'operatore di riferimento e cercavano di più questa figura. E in più col tempo, quindi nel trascorso di questi più di 20 anni, abbiamo visto moltissimi risultati con questi bimbi che oggi sono adolescenti e giovani adulti, e alcuni di loro sono anche diventati campioni italiani di nuoto FISDIR nei campionati assoluti. Le volevo chiedere, lei è anche uno psicologo, come associa l'attività fisica del nuoto con la psicologia? Allora, questa scoperta è stata un po' per caso, perché lavorando in acqua abbiamo visto che questi bambini che avevano grandi difficoltà anche nella regolazione emotiva riuscivano a scaricare molto di più in un ambiente acquatico, e molti genitori poi ci riferivano che quando tornavano a casa, visto che sviluppavano delle competenze non solo relazionali ma scaricavano anche dal punto di vista motorio, erano molto più rilassati e cercavano anche i genitori stessi. Volevo chiederlo, diciamo, questo oramai è una manifestazione che ha un certo rilievo nazionale, sarete pronti a riproporla anche l'anno prossimo? Sì, assolutamente, la bracciata collettiva nasce dal gruppo TMA Caputo Ippolito e questa è la terza edizione. Ogni anno all'inizio siamo nati con 5 città, poi sono diventate 7, oggi ne sono 10. La sfida sarà aumentare sempre di più le città che possono aderire a questa manifestazione, di sicuro, perché gli utenti sono aumentati sempre di più. Dai primi, diciamo, risultati sono più di 20.000 persone che hanno partecipato alla manifestazione, quindi in tutta Italia, e questo è un grande risultato per noi. Significa che molti cittadini sono stati vicini al mondo della disabilità, e questo è il nostro grande successo. Grazie mille.